Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su The Forest. Vi ho lasciato qualche secondo di ascolto della colonna sonora di questo gioco per far capire quanto la casa produttrice si è impegnata nel produrre anche un'ambientazione sia a livello di suoni, di musiche e di grafica eccellenti. È un gioco che sto aspettando da tantissimo, logicamente è un alfa 0.01, quindi ci saranno tantissimi bug, ci saranno tantissimi problemi, però da quello che abbiamo visto nei trailer questo gioco in futuro sarà una bomba ed è per questo che oggi siamo qui per provarlo. È un survival horror di stampo un po' diverso rispetto ai soliti, in quanto non si occupa di analizzare alla perfezione solo il gameplay, ma ha cercato anche di sviluppare come dicevo prima, un'ambientazione che avesse una forte carica. Quindi andiamo a startare la nostra partita. Vediamo, ci siamo. Ah, ecco, vedete, ci sta anche un filmato. Ah, non è un filmato, questo è il gioco, cazzo. Sono io che mi sto muovendo, ragazzi. La grafica è assurda. Io la gente l'ho impostata al massimo. Qui penso ci sia mio figlio. Siamo su un aereo. Voto. Ecco, perfetto. Mi sa tanto questa scena di Lost. Non so se l'avete vista la serie TV, ma è Lost proprio. Però questo non è un video, eh. Questo è il gameplay. Sono io che mi muovo. Sono io che muovo la telecamera. Guardate. Oddio, è assurdo. Dio assurdo, cazzo. È spettacolare. Oh mio Dio. Sono sempre io a muovermi, ragazzi. Questo non è un video di apertura. Chi è questo tizio? Questi qui dovrebbero essere, diciamo, i nemici, diciamo, che incontriamo su quest'isola, che ci hanno rapito il piccolo. Ora siamo nel gameplay. Tutti insanguinati. Vediamo di raccogliere tutto ciò che è possibile raccogliere in questo aereo. Bottiglie, cibo, altre bottiglie. Vabbè, io raccolgo tutto. Perfetto. Cibo. E cosa c'è qui? Una sorta di ascia. Perfetto. Allora, con I si apre l'inventario. E qui abbiamo le nostre cose. Abbiamo un accendino, una sorta di ascia. Questo qui è il libro del survival. Ah, ok, questo qui sarebbe il tutorial, cioè le prime cose che bisogna fare da craftare. Quindi questo qui è una sorta di prima tenda, di primo soccorso. Poi c'è un fuoco. E queste qui sono le cose che possiamo mangiare, che troviamo in giro. Poi ci sono tutti gli altri tipi di costruzione, tutte le informazioni che ci potrebbero servire. Perfetto. Guardate l'ambientazione e il paesaggio, è spettacolare. La caratteristica di questo gioco è l'intelligenza artificiale dei nemici, che non sono stupidi e ti attaccano e basta, ma hanno una loro intelligenza, nel senso che sono capaci di capire se sono in difficoltà e quindi scappare e di riattaccarti quando tu magari sei distratto e non ti puoi difendere. Quindi cercano sempre di prenderti alle spalle e così via. In più, se tipo ne uccidi uno, è più facile che dopo vieni attaccato da un gruppo di indigeni. Quindi è questa la caratteristica principale. Non so che cosa ho raccolto. Qua ci sono del cibo, penso. Cosa ci sono qui? Qua ci sono delle valigie. Però, questa è una pietra. Dopo cos'è? Non posso fare niente. Qui tre. Noi raccogliamo tutto, come al solito, nei survival. Raccogliamo qualsiasi cosa. Delle more. Sta piovendo comunque. Io mi guardo attorno perché io i nemici non so da dove spuntano, se spuntano. Cos'è questo? Non c'è niente qui. Abbiamo sempre rocce. Rocce. Io prendo tutto. Ragazzi, è inquietante questa foresta. Qui c'è un coniglio. Muori. L'ho ucciso. Ah, lo posso raccogliere, perfetto.
Quindi ho ucciso un coniglio e adesso dovrei averlo nell'inventario. No, l'ho raccolto, no. Ah, no, sta ancora qui. Adesso l'ho raccolto. Ah, perfetto, questo qui è il coniglio ucciso. Bellissimo. Rocce. Vediamo come funziona. Se tipo vediamo a lì c'è una barca. Oddio, mi sa. Che cazzo è quella barca? Vabbè, andiamo subito a vedere. Voglio solo vedere se riesco a prendere qualcos'altro. Cos'è questa? Una valigia che non ho la chiave. Così si apre? Ah, si è aperto, perfetto. Apriamo tutto. Dai, non mi fate nessuno scherzo, lasciatemi stare. Non voglio scherzi all'inizio, eh. Proviamo per esempio a prenderci della legna. Si attacca. Ah, ecco qua. Guardate che figata per prendere il legno. È come se veramente stesse abbattendo l'albero. Eccolo. Dovete girarci attorno per romperlo del tutto. E poi dovrebbe cadere quest'albero. Oddio, cade. Eccolo qui. Bellissimo, bellissimo, fantastico. Ora che ho preso, che cos'è? Oddio. E ora che ci faccio con tutta questa legna? Allora, abbiamo detto, io farei sulla spiaggia una sorta di piccola costruzione. Allora, abbiamo detto che la prima cosa che dobbiamo costruire è questo qui. Quindi noi lo mettiamo qui, sempre sulla spiaggia qui, lì per posizionarlo. E adesso dobbiamo mettere i materiali per costruirlo. Quindi 5, no, 8 di legno. Iniziamo a mettere quelli che abbiamo. Ne abbiamo due. Ne possiamo prendere due alla volta, logicamente, perché. Quindi mettiamo un altro. Sono 3 di 8. Ce ne servono altri. Eccolo qui un altro. E li mettiamo. Poi vediamo se. Ah, poi ci servono 5 di roccia e già ce li avevamo e li abbiamo messi. Adesso abbiamo bisogno di 9 stick e altri 4 di legno. Io mi guardo attorno. Guardate qui, andiamo a vedere l'acqua. Oddio, che cos'è quello? No, un delfino morto. Ragazzi, quello è un delfino morto. Un delfino, uno squalo, non so cosa sia. È uno squalo. Se lo rompo, se lo uccido. No, è perché è marcio, penso. Non posso farci nulla. Oddio, che cosa fantastica. Dopo andiamo pure alla barca. Sarà la barca di qualcuno. Qui ci sono delle valigie che possiamo aprire. Sì. Apriamo questo. Apriti. Perfetto. Vabbè, direi che tanto le teniamo qui. Le apriamo dopo. Adesso ci serve altra legna. Secondo me questa è la posizione ideale per aprire una casa in modo tale che guardiamo la foresta. Cos'è quello? Questo è un nemico morto. Un indigeno morto, perfetto. Questi qui sono i nostri nemici che dovrebbero attaccarci, soprattutto la notte. Soprattutto la notte, spero che non mi attacchino di giorno. Perfetto. Rompiamo quest'altro albero. Dai che ce la faccio. Agli stick basta tipo rompere le piante, quelle lì un po' più alte. Ah, ce ne sono due di alberi, perciò sto avendo difficoltà a cercare di prendere. Ce l'abbiamo fatta. Cadi, cadi. Eccolo, cade. Cade, dove cade? Sempre nella mia direzione cade. Sono proprio. Perfetto. Dove cazzo sono andati? Andiamo due alla volta. Il terzo si può prendere? No. Due alla volta. Oddio. Oddio. Degli indigeni. Vedete? Stanno lì che si stanno facendo i cazzi loro. Non è detto che mi attacchino. Possono attaccarmi se hanno paura. Come possono anche andarsene. Perfetto, andatevene. Fatemi un favore, non rompete i coglioni. Io sto costruendo la cazzo di casetta. Perfetto, bravi. Ciao. Ok, mi servono 9 stick. Quindi per fare gli stick devo rompere queste sorte di.
Questi qui, eccoli qui. Queste piante più piccole che mi danno gli stick. Ne ho due, ne servono altri 7. Qui in basso a sinistra potete vedere quali materiali mi mancano. Ok. Io non mi voglio addentrare troppo perché mi fa molta paura addentrarmi. Guardate il piccione. Cioè il piccione, il gabbiano. Non si vuole far prendere. Perché non muore? Eccolo qui. Povero gabbiano, dite voi. Ma a me mi serve il cibo, cazzo. Ah no, i gabbiani non li posso prendere. Oh no, povero gabbiano. L'ho ucciso inutilmente. Vabbè, fa nulla. Adesso sta morendo di nuovo. Ok, dovremmo aver finito la nostra casetta per modo di dire, una tendina per ripararci. Possiamo dormire. Però, per adesso, aspettate. Voglio vedere di fare anche il secondo. Perfetto, il fuoco ci serve. Allora, iniziamo a metterlo davanti alla casa. Ma allora facciamo pure luce. Eccolo qui. Cosa servono? Servono 7 foglie. Ne ho qualcuna? Sì, ne ho parecchie, 38. Quindi le mettiamo tutte. Ci servono 2 stick. Vabbè, 2 stick li troviamo facile. 2 stick. Ah, io direi che devo mangiare qualcosina. Ci beviamo una soda. No, non mi ha il cibo, non me l'ha dato. Vediamo lo snack. Ok, perfetto. Lo snack me l'ha dato. Quindi, diamoci questi altri stick. Quanti ne abbiamo? Andiamone. Andiamone un po', facciamo prima. Ok. E andiamo. Adesso dobbiamo... Oddio. Ragazzi, li vedete lì? Io ho paura. No, non mi attaccate, vi prego. Scappate, fate quello che dovete fare. No, questa è una figata. Sto fatto che... I nemici sono, hanno una loro comunità, fanno le cose per fatti loro. Come potrebbero attaccarmi, così potrebbero lasciarmi stare e così via. Guardate come corrono. Non so cosa stanno facendo, forse stanno giocando. Boh. Stanno facendo i loro cazzi. Perfetto, accendiamo. Abbiamo l'accendino. Un beak, non so se avete visto. Pubblicità proprio occulta. Abbiamo acceso il nostro fuoco. Se ci buttiamo le foglie... Ah, lo facciamo diventare più forte. Ma voi gabbiani qua sopra che state facendo? Cosa volete? Oddio, un altro indigeno lì. Sono circondato. Direi di... aprire un'altra valigetta, così prendiamo un attimo di cibo se ci sta. Cosa c'è qui dentro? Dei souvenir dell'America. Qui ci sono delle medicine. Datemi tutto. Perfetto. Ok, che cosa dobbiamo costruire più? Queste qui sono le cose che possiamo mangiare, le cose tossiche. Ci sono tipo delle bacche che sono digeribili e queste qui invece sono tossiche. Questo era il tutorial, diciamo, quello che bisogna costruire per iniziare a sopravvivere. Io direi di provare il letto in modo tale da salvare la nostra posizione. Con Z si fa. Okay. No, perché? Scusate. Perché io dormo e diventa notte? Io voglio che sia giorno. Dormo di nuovo. Ah, perfetto. Sono costretto quindi a vivere la prima notte, porca troia. Andiamoci a vedere la barca su. Anche se è di notte, porca troia. Non mi attaccate, vi prego. Voglio andare a vedere cosa c'è su questa barca. Penso che i nemici in acqua non mi attaccano, è la miglior cosa. Ah, una barca, diciamo, affondata di qualcuno che si è sperduto anche lui qui sopra. Qui ci sono dei candelotti, del cibo, perfetto. Cosa c'è altro? Ah, ok, perfetto, quindi non è che è diventata notte, stava diventando l'alba, quindi ho dormito ed era... Infatti si sta... Perfetto, ho preso tutto, possiamo tornare a casa. Oddio, vai su. Vedete, sta sorgendo il sole.
Non so dove, ma sta sorgendo il sole, sì, lì. Questo gioco secondo me merita veramente tanto, sia per il comparto grafico, per il suono e tutto quanto, per l'intelligenza artificiale dei nemici, lì ne vedo alcuni, lasciatemi stare, io sto per i fatti miei, accendi il fuoco, spero che si spaventino col fuoco. Oddio, se sono messi a correre. Io non li attacco perché, da quello che ho capito, se io li attacco mi fanno quegli agguati, quindi io non voglio attaccarli. Faccio finta di nulla. Guardateli, stanno lì, vi li faccio solo vedere senza dare troppo nell'occhio. Non vi sto facendo. No, mi ha visto. Mi ha visto. No, no, non ti sto facendo niente, continua. No, 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 no. No, 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 non ho fatto nulla, non ho fatto nulla, non ho fatto. No, ragazzi, stavo scherzando. Stavo scherzando. Stavo scherzando! Oddio, 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 oddio. No, no, non ti permettere, non ti permettere. Avete visto? È venuto, diciamo, come se volesse. Però si ferma perché non sa che cosa fare. Questa è la cosa fantastica di questo gioco. I nemici che decidono se attaccarti, se non att fermati, fermati. No, no, hai preso coraggio, hai preso troppo coraggio. Vai via. Vai via. No, ti ammazzo, eh. Ti ammazzo. Non ti permetto. Vaffanculo. Non ti permettere mai più. Non mi ha visto nessuno, dai. Nessuno si accorgerà che tu sei morto, nessuno si accorgerà. E quindi adesso muori, bastarda, sei pure una donna che mi attacchi. Oddio, ti ho fatto a pezzi. Oddio, questa è la testa. Non ci credo. Guardate la testa. Oddio. Che figata. No, è tremenda questa cosa. No, basta, leva la testa, non la voglio. No, ragazzi, no, quelli mo vedono la testa e mi fanno il culo. No, ragazzi, facciamo così. Io chiudo il video qui. Io spero che questo gioco vi piaccia, secondo me è fantastico. È una cosa spettacolare. No, ragazzi, rimanete lì, lasciatemi stare, fatemi chiudere il video. Che dirvi? Noi ci vediamo in un prossimo video. Se vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo. Questo è The Forest. Penso che se adesso siamo in alfa ed è così, in futuro sarà spettacolare questo gioco. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bella a tutti, ragazzi. Thank you.